terza ed ultima puntata dedicata al principio di scarsità. Quindi legato al col principio di scarsità c'è la produzione del giudizio, la produzione del sentimento dell'invidia, e un'altra caratteristica fondamentale che si sviluppa con la scarsità è il desiderio di distruzione. Cioè il mondo di coloro che sono materialisti e comunque dediti soltanto alla forma e alla conoscenza del contenitore della vita, ma non dell'essenza pura, del senso della vita stessa, in questa realtà queste persone, oltre a provare sofferenza, decidono di far provare la stessa sofferenza anche ad altre persone, in modo tale da non vedere la rimozione, perché se soffro io e soffri anche tu, la sofferenza diventa uno status naturale, per cui io non mi spingo alla riflessione sulle mie azioni, perché stai soffrendo anche tu. Quindi l'obiettivo è proprio quello distruttivo. Ecco perché l'invidia molte volte non soltanto danneggia se stessi, ma danneggia severamente anche i rapporti con gli altri. Danneggia il partner, danneggia i familiari, danneggia tutte le relazioni sociali, con le amicizie, eccetera, eccetera, proprio perché si vuole vedere distrutto tutto ciò che non si può possedere, perché a quel punto o ti parifichi al mio livello di scarsità o ti togli proprio di mezzo. Per toglierti di mezzo io ti devo augurare tutto ciò che di sventura ti possa capitare, in modo che tu riduca il tuo possedimento, o comunque tutto ciò che io percepisco come qualcosa che è in più rispetto al mio di possedimento. Questa è una struttura psichica così, diciamo, devastante, che porta anche allo sviluppo all'interno del proprio mondo psichico di una serie di personaggi, di figure che rappresenteranno le nostre proiezioni, cioè il nostro ego diviso. Queste maschere che noi andremo ad indossare saranno tutte maschere che soffocheranno, almeno cercheranno di farlo, il nostro essere profondo. E quindi l'obiettivo di questo ego diviso è quindi imperare su se stessi e far vedere una realtà parziale che è solo quella formale. Quindi il diciamo coordinatore della divisione, ossia della separazione tra il sé e la realtà creata, la realtà che si vive quotidianamente, tra l'essenza e l'esistenza dell'essere umano, il coordinatore di questa separazione è appunto l'ego. L'ego che cosa fa? Usufruisce del principio di scarsità per poter rendere inattiva qualsiasi azione, e per di più far passare qualsiasi azione che si fa propria come un atto di volontà. È come se una persona, quindi socialmente attiva, una persona evoluta dal punto di vista formale, che conosce il limite ma non conosce tutto ciò che c'è dentro il limite e anche fuori dal limite, cioè non conosce l'essenza, quella persona potrà essere anche integrata nel sistema gerarchico delle varie zone di comfort in cui si stanzia, potrà essere anche socialmente attivo, ma contemporaneamente è distruttivo, perché il suo apporto all'altro essere umano e a se stesso è governato dal suo principio base, che è quello della scarsità. E infatti il principio di scarsità porta alla non compressione di se stessi. Arrivederci al prossimo post. Ciao!